Buongiorno a tutti. Oggi una puntata controcorrente, almeno stando a quello che vediamo su tutti i giornali, giornaletti, radio, TV, private, pubbliche. Manca solo che i pappagalli si mettano anche loro a parlare di questa faccenda. La cosa che mi spinge a fare questa puntata non è quella di accodarmi alla questa collettiva, a questo collettivo isterismo, ma mi piacerebbe far passare un concetto che è sotto gli occhi di tutti. Noi abbiamo dei canali di comunicazione, cosiddetti mass media, che sono governati da 3-4 personaggi, e quindi il loro taglio editoriale è uguale per tutti, anche per modalità, tempistica, cadenza con cui espongono alcuni argomenti, ma addirittura con le stesse parole, costruzioni, frasi, fino a che le persone che li ascoltano, che purtroppo sono ancora tante, subiscono inconsapevolmente un lavaggio del cervello e poi si riversano nelle strade. Una volta sbandieravano le mascherine, in 24 ore hanno preso in mano la bandiera dell'Ucraina, così come dei pecoroni, ma cioè incitati a dire delle cose, convincendoli alla fine che quello che dicono è frutto di un loro ragionamento. Cosa succede? Che questo meccanismo serve sempre a creare il cosiddetto pensiero unico, creare delle fazioni, uno contro l'altro, bianco contro nero, nero contro bianco, e alla fine non sono, anche se poi lo fanno in buona fede, ripeto, si riversano nelle strade, adesso con le scarpe rosse, anche se lo fanno in buona fede, l'argomento è nobile, eccetera, eccetera, in realtà creano aggressività laddove non la vogliono, loro stessi non la vogliono. E serve poi a demonizzare, questo meccanismo di comunicazione, a demonizzare qualcosa, qualcuno, uno stato, una persona. In questo caso io reputo che ci sia una vera e propria guerra contro il maschio. E io oggi voglio parlare bene del maschio. Lo faccio chiaramente in rapporto al contesto lavorativo. Questa è una radio, ultimamente mi diverto con i video, quindi vabbè, facciamo anche un po' di visual. Questa è una radio che parla di imprese, no? Per chi non lo sa, io da pochi giorni ho compiuto 57 anni. Che io volessi entrare nel mondo delle imprese, vuoi perché avevo degli esempi in famiglia, vuoi che insomma, mi divertiva l'impresa e mi diverte tutt'oggi. Ecco, io questa idea l'ho avuta fin dall'inizio e ai miei tempi, sembra di parlare come se fosse una centenaria, i tempi erano comunque differenti, no? È facile quando si vuole entrare in un contesto nuovo o inusuale, prendere a modello qualcuno, e forse molte donne della mia generazione hanno preso l'unico modello che era l'uomo, con il rischio che nel loro inserirsi nel settore delle aziende si trasformassero in uomini, ma non gliene posso fare una colpa. Però è anche vero che quando due realtà differenti sotto alcuni punti di vista, poi su tanti altri, uomo e donna hanno un terreno in comune, per fortuna, in realtà c'è uno scambio reciproco, quindi gli uomini si ingentiliscono, almeno smussano qualche spigolo, e le donne si tirano fuori da un sacco di seghe mentali che non hanno dalla nascita in quanto genere femminile, ma proprio perché vengono cresciute coltivando alcuni aspetti che non sempre sulla professione sono opportuni. Idem con patate, gli uomini vengono cresciuti, un po' ancora oggi, ma decisamente molto meno, evidenziando alcuni loro aspetti che, insomma, non li fa proprio dei gentleman, no?
E tra parentesi anche loro pagano un prezzo. Io quando penso che per un uomo è difficile piangere o è difficile esprimere un proprio sentimento, dico, poverino, soffre. Perché nel momento in cui ha un problema fatica un po' a uscirne, no? E come sempre si dice, chiedi come stai a un uomo, quello ti guarda, magari ci pensa anche un po', ti dice, boh, bene. Chiedilo a una donna, siediti comodo davanti a un buon caffè perché per 40 minuti può raccontarti tutte le sfumature, le pieghe del suo stato d'animo in quel momento. Quando io entro nel mondo del lavoro, quindi con la mia voglia e convinzione, seppur facilitata da una famiglia, che uomini e donne erano veramente uguali, quindi sicuramente cresciuta con un'autostima e con una consapevolezza dei limiti oltre il quale nessuno poteva passare, e chi mi conosce sa che oggi poi c'è filo spinato perché con l'età ti incarognisci un po', e mi sono resa conto che sì, le donne c'erano già, però molto relegate, che non è una brutta parola in questo caso, diciamo, contenute nei ruoli d'impresa. Capirò col tempo che non era colpa degli uomini che non le facessero entrare, diciamo così, nell'Olimpo, dei board delle aziende, ma c'era anche scarsa disponibilità a farlo. Ho capito nel tempo che molte di loro non avevano alcuna ambizione a salire nell'Olimpo delle aziende e ho scoperto che alcune di loro l'avrebbero voluto fare, ma il carico familiare era ancora improntato su un carico sulle spalle della donna. E queste avevano due lavori, quello di portare a casa lo stipendio e poi tiravano su le maniche per servire un marito seduto sul divano. Avevano lavorato tutti e due. Vedete, quando parliamo di una nazione, nascono delle nuove leggi a favore di una categoria sociale, soprattutto che vogliono portare a un cambiamento di approccio a questa classe sociale, è un pezzo di carta. Il cambiamento del comportamento delle persone, nella forma di pensiero delle persone, ha bisogno di tempo. Vero è che quando io sono entrata nel mondo del lavoro era palese che fosse fortemente maschile, anche perché fino a quella data, o perché appunto, mi ripeto, volevano ma non era ancora accettato, oppure non gliene poteva fregare di meno, erano gli uomini nelle aziende. E io ho imparato fin da piccola che quando entro in casa degli altri, non perché fosse loro, ma di fatto lo era, non si entra a muso duro. Entri, cerchi di capire, cerchi di incastrarti, ma devi essere consapevole che stai entrando in un mondo che talvolta si stupisce di te, talvolta in quanto donna, state indietro nel tempo, talvolta non si comporta molto bene. Ma devo dire personalmente casi particolari non ne ho mai avuti, e oppure ha delle strane idee, che poi sono quelle idee che si trascinano dalla famiglia, dove magari al ragazzo gli dai la macchina di papà e la figlia viene cresciuta, ma tanto tu una macchina piccola perché in quanto donna non la saprai parcheggiare, cose che da, in casa mia non è mai esistito, ma peraltro poteva essere per molte l'occasione per cogliere la sfida, no? E quindi dire a questi qui motte faccio vede io. Perché il maschilismo, o comunque una, chiamalo così, un razzismo di genere, nasce come preconcetto, cioè tu in quanto donna o in quanto uomo non devi o non sei capace di fare. E le donne quante volte hanno detto agli uomini, lascia stare in casa perché in quanto uomo tu non puoi farlo perché non sei capace. Quindi è reciproco il rapporto, piccolo particolare che gli uomini hanno una vena un po' più violenta. Voi avete capito perché faccio questa puntata? Perché? Perché quando vedo questi uomini che si scusano e si vergognano di essere uomini, dico ragazzi, riavvitatevi le palle. Perché quello che è accaduto, che è gravissimo, è stato affrontato saggiamente da una sola persona.
che non è rappresentata da tutti gli starnazzatori sui mass media, da tutti gli starnazzatori in piazza lì con le panchine, le scarpe rosse, da questa ragazza che aveva capito che era in una situazione dove il ragazzo aveva bisogno di un supporto medico. La mia domanda, quindi, e poi dopo la chiudo e mi sposto sull'argomento, poi, che poi diventa, questo è il pretesto, no? No, è lo spunto che mi ha portato. Però la famiglia di lei, che sa che la figlia è con una persona da portare da uno bravo, fermala. Imponiti a questo punto, perché ha pur sempre 22 anni e potrebbe, cosa che è avvenuta, sottovalutare degli aspetti che purtroppo si sono manifestati. Se tu hai un figlio e tu non ci sei arrivato e non ti colpevolizzo, ma hai capito che la figlia, la fidanzatina, ripeto, la unica persona saggia che ha capito cosa servisse, te lo sta portando da uno psicologo, psichiatra, non so dove dovrebbe essere andata, a parte che poi lui non ci è andato. Fatti due domande, imponiti, e qui non è una questione di maggiore età, è una questione di buon senso. E non colpevolizzo, il fatto è avvenuto, solo che improvvisamente questo episodio viene portato su tutti i canali, come ci siamo detti. La gente si infervora, come dire, vuole la pace e urla frasi di odio, vuole il mostro, il colpevole. Nel frattempo ne succedono altre di cui non gliene frega un cazzo a nessuno. Punto. Non sono meno gravi. E comunque il continuare a martellare nelle vostre teste H24, 7 su 7, su ogni forma di canale di comunicazione, fa pensare che questo episodio sia la normalità, che tutti gli uomini ammazzano le donne. E mo' caccia l'uomo. Bene, questa puntata, da parte mia, vuole essere una testimonianza del mio mondo lavorativo, di come l'ho vissuto con gli uomini, entrate in un'epoca in cui nell'Olimpo le donne non c'entravano per motivazioni che vi ho appena spiegato, e vi dico che io dagli uomini ho imparato tanto. Era il loro territorio. Loro si identificavano molto con il lavoro, lo fanno anche oggi. Ma sono anche uomini che il bambino te lo portano in giro col passeggino. Moltissimi si occupano della casa. Poi sono fatti alla maniera loro, ma anche noi siamo fatti alla maniera nostra. Per esempio, ho imparato il senso pratico. Sì, sono più pratici di noi. Ho, forse sbaglio, intravisto fin dall'inizio una mente lineare. Io devo andare da punto A a punto B. No, la donna parte A con 1, A con 3, B meno 4, 5, C, PPPP, triangolo per arrivare da punto A a punto B. E in questo loro sono stati dei grandi maestri. Un filo di strafottenza, cioè, che non vuol dire essere insensibili. È successo un casino, va bene, risolviamolo. Non fanno tragedie. Gli uomini non drammatizzano l'esistenza, tantomeno quella lavorativa. E si incazzano, fanno, ma poi stringi, stringi. Dobbiamo andare da punto A a punto B. Se il problema è grosso, lo smontiamo. Abbigliamento pratico. Lasciamo stare che io adesso, per mille motivi, anche salutare, io non porto più scarpe col tacco. Io ho capito subito che non era consono camminare o stare su questi cazzo di tacchi in nome della femminilità in un ambiente dove devi correre, fare, andare giù a vedere gli impianti. Ho capito subito che l'uomo è semplice. Vabbè, una noia mortale sarebbe vestirsi sempre giacca, cravatta e cose. Ma scarpe comode, vestiti comodi, semplicità. No, tu arrivi e le vedi le Madonne delle Grazie, 18.000 accessori, la borsa grossa così che c'è, cioè, sta dentro pure l'estintore, che è un segno di insicurezza, come quelli che partono per 7 giorni al mare e si portano anche i dopo sci, sa mai che dovesse venire brutto tempo. Bastano poche cose per vivere la giornata, no?
Vabbè, poi il mio viaggiare per tantissimi anni su e giù mi ha obbligata comunque a perfezionare il senso pratico. Loro sono comodi. Massimo si stracciano un po' la cravatta, ecco, mettevano le sneaker al venerdì, mentre oggi c'è un pochino più di freestyle, cose che non gradisco molto, ma sto invecchiando. Il senso della squadra. Oh, questi si potevano detestare, ma se dovevano farti squadra contro qualcosa o per il raggiungimento di un obiettivo, sembravano fratelli gemelli. Dopo finito la cosa, ricominciavano i loro asti. Sono competitivi, ma perché per loro, vabbè, c'è una punta di orgoglio che talvolta li frega, un ego, come dire, maschio. Ma alla fine per loro pianificare, riuscire, fare è un gioco, è una gara. Esattamente come, non so, i bambini fanno la corsa in cortile e vediamo chi arriva per primo. Solo che lo fanno in un ambiente più strutturato, con delle responsabilità diverse. È chiaro, non voglio far di tutta l'erba un fascio, ci sono anche tanti uomini che hanno una personalità più fragile, più cose, però non fanno quel lavoro lì. Fanno un po' casino, sì. Forse io perché ho la mania dell'archivio, chissà perché, come in casa, cara, dov'è il calzino? O come portare, come dire, la biancheria dalla stanza alla lavatrice senza perdersi? Ecco, loro non archiviano quasi mai decentemente, hanno cataste di carta, adesso di file. Apri il loro computer, è allucinante, 18.000 aperte. Insomma, vabbè, Andrea, mi trovi quel documento là? È ovvio che te lo trovo. Però vabbè, prendiamo anche un po' il lato comico. Ecco, io con gli uomini mi sono divertita una cifra e mi diverto tuttora perché hanno un senso dell'umorismo sulle cose, perché si ricollega al concetto che non drammatizzano. Minchia, quando arrivi dentro negli uffici femminili, ogni tanto quella non parla con quell'altra, non capisci il perché, no? Oppure si incarogniscono le donne, no? Che non vuol dire che abbiano torto, è la modalità che è sbagliata. Per non dire la donna che piange appena succede qualcosa, Santa Madonna, non puoi metterti a piangere, ma non perché piangere sia un fattore negativo, un segno di debolezza, in quel contesto è un segno di squilibrio. Non ti puoi mettere a piangere. Perché è arrivata un'osservazione, ma perché? Perché prendono tutto dal punto di vista personale, le donne si offendono per un cazzo e non va bene. Se una peraltro io uso un metodo, ho lavorato anche con tante donne, sia chiaro, però non posso negare che è stato più semplice con gli uomini. Perché non hai sempre, come dire, il manuale del psicologo De Noartri per affrontare la giornata. Però io, per esempio, a scanso di equivoci, questo vale per tutti, qualunque sia il genere che ho di fronte, dico, io ti attacco sul metodo, dimostrami se ho torto, ma non attacco la persona. Perché è il giorno che attacco la persona perché ti devo far fuori. Perché ho deciso che tu con me non lavori più. Ma parti dal presupposto, tu donna, che sta, magari una persona ti fa un'osservazione, può darsi che te la faccia in malo modo, davanti a tutti, non secondo i crismi della buona creanza, ma non sta attaccando te. Sta attaccando una cosa che tu o non hai fatto o pensano tu non l'abbia fatta bene o al meglio delle tue capacità. No, piangono. Spesso questo mette in crisi gli uomini, che sbagliano, lasciateli piangere, gli passerà. E reputo che le donne poi debbano anche capire che c'è un confine, oltre il quale nel lavoro bisogna cambiare un po' registro. Che non vuol dire essere come gli uomini, ma non potete portare in ufficio i premestri, i mestri, i postmestri. Sono affari vostri. Cioè non è che i dirigenti maschi, lo dico dirigenti perché talvolta ci arrivano a un'età, parlano di prostata dalla mattina alla sera. Eppure il problema magari ce l'hanno, no? Se ne parlano tra gli affari loro, no? Quindi non dico che le donne non debbano essere più tali o debbano snaturarsi, però c'è modo e modo, c'è modo, come dire, più equilibrato. E quando incontri tu donna, incontri un uomo che magari manifesta dei comportamenti
che reputi un po' maschilisti, e ricordatevi che il maschilismo peggiore è quello che io reputo latente. È semplice, non incazzarti. È figlio di una famiglia che l'ha tirato su così, che non giustifica quello che fa, ma può essere quella l'opportunità per far partire una riflessione. Basta solamente dire, boh, se fossi stata un uomo non me l'avresti detto, se fossi stata un uomo non me l'avresti fatto, non me l'avresti chiesto. Quello, comincia a ragionare. In una sala riunione, se c'è da chiedere, mista, se c'è da chiedere un caffè, il capo chiama una donna. Perché? Allora, tu sorridici, guarda, sapevo che lo dovevo fare io, ironica, perché all'uomo piace l'ironia, non piace la polemica, la petulanza. Tu simpaticamente gli dici, guarda, te lo faccio perché oggi è il tuo giorno fortunato, scommetto che se fossi stato un uomo non me l'avresti chiesto. Ma trasliamo questa situazione a casa, famiglia tutti insieme, se c'è da sparecchiare e portare il caffè, chissà perché si alzano sempre le donne. Capite che è lì il nocciolo, è la famiglia. Però se dobbiamo provare a conoscerci, oramai sentite, nel 2023 ci siamo conosciuti, no? Le cose non sono più come una volta, ma facciamolo non con l'ascia di guerra in mano. Non con l'ascia di guerra in mano. E quando vi parlo del senso dell'umorismo dei maschi, ogni tanto mi tocca dire ragazzi, guardate che non abbiamo fatto la caserma insieme, perché si lasciano andare, sono fatti così. Ogni tanto li rimetti nel recinto, però anche tu non gli sfrugugli le palle con tutte le tue menate, perché non va bene. La donna, quando è equilibrata nel lavoro, apporta una visione più trasversale delle cose ed è ottima, per esempio, in alcune fasi, secondo me, prenegoziali. Ma non è una brava negoziatrice finché è incagliata nei concetti di principio. Le questioni di principio non è che vanno messe da parte perché l'etica si mette da parte, no, ci sono dei pilastri che non si toccano. Ma il farsi coinvolgere troppo emotivamente, prenderla sempre dal punto di vista personale, in un tavolo negoziale ti fanno fuori in 7 minuti. Devi imparare a distaccare. Vuoi fare la femmina, lo fai in un altro contesto. Come del resto, se l'uomo vuol fare il macio, vado in palestra e cose del genere. E anche l'abbigliamento è importante, che non è se non si fosse vestita così non avrebbe attirato. No, però ci sono delle minigonne inguinali che nelle aziende ti rimandano a casa a rivestirti. Hai mai visto un uomo arrivare in canottiera tutto muscoloso con la catena a far vedere? Non vado oltre perché poi divento volgare. No. Perché ogni cosa ha una sua forma, ha un suo modo di porsi, no? Hanno un animo guerriero. I maschi hanno un animo guerriero, no? E ce l'hanno dentro. Io mi piace sempre dire, osservate gli uomini, qualunque età, livello sociale, cultura, metteteli davanti al barbecue e si realizzano. Perché? Ma perché probabilmente è il gene atavico dell'uomo che cacciava il dinosauro e te faceva le bistecche davanti alla grotta, no? Perché gli piace. L'uomo ha un senso protettivo nei tuoi confronti. Ce l'ha, non glielo togli. Ecco, una cosa su cui io rischiavo di fare un errore perché ero una pischella con le calze al ginocchio, un suggerimento che pongo soprattutto per le giovani donne, anche oggi, che si inseriscono nel mondo del lavoro, è quello di prestare attenzione con gli alti gradi maschili, se ci sono, e di non creare un rapporto padre-figlia. Perché non è tuo padre e tu non sei sua figlia, però si scatena un istinto reciproco, lui ti vede in maniera protettiva sempre come la sua cocca e tu lo vedi sempre col suo papà, con la differenza che tu la carriera non la fai. Perché? Perché lui ama vederti così. E alla fine dirà, poi ti conoscerà sotto, vuol dire, tanti punti di vista psicologici, ma no, la mia bambina è una cosa istintiva, eh? Quindi è un rapporto anche confidenziale, ma io sono io e tu sei tu. E questo era un errore che io ho rischiato di fare, poi, non per fare la mia psicanalisi in diretta, perché io arrivai a un certo livello quando morì mio padre, per cui probabilmente
La perdita di questo calibro ha generato in me la richiesta di una compensazione, ma è durata poco, perché non era un problema che mi portava, un problema, una caratteristica che mi portavo dai tempi precedenti. Gli uomini hanno, secondo me, affrontano il lavoro come un gioco, come giusto che sia. Anche quando si fanno le scaramucce, è un gioco, poi questi finisce lì e vanno a bere caffè insieme, cosa pensate? Cioè questi magari, vabbè, ci sono i casi particolari, però questi se fanno carognate in azienda, e supponiamo che dall'altra parte se le facciano le donne musoni lunghi, le pive, piva day, poi diventa il piva week, poi diventa il piva mansa e poi che palle, cerchiamo di trovare un accordo se si trova. Gli uomini fanno le loro cose e poi escono a giocare a calcetto, insieme. È lì che vi fregano, perché poi alla fine sanno ricondurre la questione a un ambito ben circoscritto. E le donne si stupiscono perché un torto è per sempre, no? È per sempre un diamante, cercate di farvelo regalare, no? Ecco, ecco perché dico che nel mondo del lavoro, ci si aiuta vicendevolmente e si può sdrammatizzare. Ricordiamoci che se esistono donne che si lasciano soggiogare sul lavoro, accettando stipendi da fame, pensando che per essere valutate devono lavorare come dei negri. Sì, io ho detto negro, si usa, non rompetemi le scatole, voi e il vostro politically correct. Accettando di essere sempre quella che porta il caffè. E dall'altra parte abbiamo uomini che esercitano la prepotenza sotto varie sfumature sul lavoro, quindi imponendo, come dire, stipendi e condizioni da fame, imponendo la battuta d'arresto nella carriera della donna. Lasciamo stare casi estremi perché non fanno testo, hanno bisogno di ben altro tipo di affronto. Vuol dire che i due sono uno per l'altro e creano un incastro paradossalmente perfetto. Se le donne incominciassero a dire no, con questo stipendio ci paghi il tuo cane, io esigo lo stipendio, questo è il mio valore, che vuol dire entrare non in maniera prepotente, ma in maniera sicura, in un colloquio, in un confronto, signore, io costo così, la media degli stipendi per il mio ruolo, la mia esperienza è questo, le sta bene, bene, se no vado a comprarsele dall'altra parte, le persone. Vedete che la musica cambia, invece no, accettano. Il rododendro delle donne, ma dille le cose, perché poi esplodi e fai la figura della scema, e quello ride. Con la differenza che tu vai a casa col fegato in carpione, a quello non gli passa proprio per la testa, va a casa e fa gli affari suoi. Perché un'ultima cosa che voglio menzionare, che mi hanno insegnato gli uomini, fare le cose una alla volta. Una alla volta. Noi tante volte li prendiamo in giro, no? Diciamo che sono mononeuronici, che fanno una cosa alla volta. Ma fare una cosa alla volta vuol dire farle portarla a termine con il massimo della concentrazione. No, per le altre devono fare 3.000 cose insieme, cose, casino, ansia e pive. E non mi capiscono e mi caricano, perché poi hanno insegnato loro spesso a essere ubbidienti, stare zitte, e lo fanno anche sul lavoro. Non è. Quindi capite che va tutto. Ma perché vi dico questo? Perché stanno demonizzando il maschio. Questa è una guerra di genere, anche con tutte le altre stronzate che hanno messo insieme, che prima non esisteva. Bisogna dare tempo alle persone per acquisire da una parte la loro una maggiore sicurezza in se stesse e dall'altra parte capire che non è che faccio disfo e comando. Ma bisogna unire le differenze perché solo le differenze fanno crescere, no? Concludo dicendovi che io ho tentato una serie di puntate su questa Radio Mirti dedicate esclusivamente alle donne. Perché adesso vi svelo il mio libro di manuale di salvataggio, che poi non è che è servito tanto a me, diciamo che è servito nei punti fondamentali quando ero molto giovane.
Però mi è servito a riflettere e osservare le altre donne. Questo per me è stato vantaggiosissimo. Vediamo se lo trovo, ma dovrebbe essere a portata. Eccolo qua. Questo fu il mio libro di salvataggio. Vediamo che c'è il riflesso della finestra. Della Frankel, le brave ragazze non fanno carriera. 101 errori, ve lo leggo io, che le donne fanno sul lavoro. Non tutte queste 101 situazioni io le ho condivise, ma devo dire che la maggior parte dei casi aveva ragione. Aveva ragione, io ci ho tentato, portando la mia esperienza, pescando da lì dei suggerimenti. Ora io oggi, peraltro colgo l'occasione per ringraziarvi anche di persona, vanto 11.900, arrotondato, downloads. Grosso modo distribuite su tutte le argomentazioni trattate, il flop è stato sulle puntate che dovevano essere a supporto delle donne. Siccome non c'è cosa peggiore che aiutare chi non sa di avere un problema, ho proprio deciso di piantarla lì. Penso che non sia durata più di 4-5 puntate. Ripeto, 11.900 downloads, ma tutti omogeneamente riscontrati, le puntate che dovevano essere di supporto e incoraggiamento, pur dando anche la mia disponibilità personale al mondo femminile che fatica o non trova una quadra per farsi strada nel lavoro. Farsi strada non vuol dire diventare un amministratore delegato, vuol dire vivere serenamente la propria giornata lavorativa, capendo come comportarsi per portare a casa il congruo riconoscimento umano e finanziario. Bene, zero O. Quindi, cari maschi, io vi ringrazio. Mi avete fatto ridere tanto, mi fate ridere tanto ancora oggi nei grandi casini, perché comunque resto una donna. Anche se un po' dicono che abbia perso qualche elemento, non mi interessa. Cari uomini, io vi ringrazio. Quelli di un tempo, chissà se ci sono ancora, bah, saranno molto anziani, e anche quelli di oggi, tutti quelli che ci sono passati in questi anni. Io devo dire grazie molto a voi e spero di avere dato una buona rappresentazione del mondo femminile. Care donne, sul mondo del lavoro, io ci provo per l'ultima volta, ma resto senza speranza con questa puntata. Io vi invito, non fate guerra al maschio. Pensate, non guardate questo episodio che nella sua gravità non è la quotidianità. Sono casi rari. Cioè, a me, se domani mattina quella di fronte, per dire una persona a caso, gli dà di volta il cervello perché ha problemi psicologici di cui non ero a conoscenza e ammazza il marito, io come donna non mi sento in dovere di vergognarmi e voi, mondo maschile, non mi fate la guerra. Quella è matta. Il problema è che chi era intorno a lei, questa persona, doveva occuparsene perché era il suo compito. Va bene, concludo questa domenica, che peraltro ho fatto un pranzettino semplice, ecco come fanno gli uomini, mi sono fatta il pane in casa e mi accorgo che per passare una buona domenica bastano cose piccole, con un po' di speck e gorgonzola. Quindi sono particolarmente di buon umore. Se volete la ricetta del pane fatto in casa, quello semplice, buonissimo, perché se viene a me, viene a tutti. Ve la do la prossima volta, così diamo un taglio un po' culinario a questo mondo di impresa. Vi ringrazio per l'ascolto. Fate i bravi. Ciao!